buon Marco per Brozovic, attenzione. Bravo, vai. L'uscita di corda. Tira, tira. Ma vaffanculo, corda. Posizione regolare, non si alza la bandierina dell'assistente. Altra occasione, questo è davvero grande per Sensi. Perché quel robot deve essere cambiato. Stessa Sensi, pallone buono per Lautaro, resta al fuorigioco Lukaku. Tira! Ma di nuovo palo ancora, basta pari. Ma che cazzo? Quarantesimo palo, basta. Questo, Barella. Brozovic. Eriksen di prima, Sanchez, attacco, Lukaku, si propone Eriksen. Tira. Il tiro di Eriksen, in azione. Vai! Eriksen porta in vantaggio all'Inter, che si avvicina sempre di più al suo 19° scudetto. Come è riuscita a velocizzare, il muovere la palla a terra più velocemente, con più qualità, l'Inter ha subito trovato il gol. Adesso azzardo un paragone. No, prima seguiamo Lukaku, è partito Perisic, Lukaku all'arca, terra Perisic, in area di rigore, Perisic la mette in mezzo, Lukaku, Lukaku, all'arca da Inter, e adesso siamo al 99,9% di possibilità di scudetto. Azione bellissima. E adesso siamo al 99,9%. In attesa della decisione, Lukaku in 4 a 9 prova a partire, fuori gioco, gol annullato, si rimane solo 1-0. I quattro giocatori per l'uovo partita. Di Sanchez lascia sul posto l'avversario. Poi allarga benissimo per Perisic. Che può dare di nuovo l'uno contro uno in area di gol Perisic. Va in mezzo. Ma non trova il pallone. Un po' troppo lunga questa palla di Perisic. Mette scoperta. Affonda Barella. Dall'altra parte il suggerimento per Sanchez. Arriva Hakimi. Alla doppia dell'Inter. La chiude l'Inter. 2-0 con il contropiede di Hakimi. Crotone si era assunto un rischio portando tutti i giocatori a saltare. Non ha fatto palo Barella, non rompere le palle. No. Fa ancora giocare l'arbitro. Beh. Game over all'uscita, l'Inter vince 2-0 sul campo del Crotone. E adesso si mette a fare. Ci sta mia moglie, non mi guardare, non fa così.